Salve a tutti, io sono Alfa e questo è il podcast Magia Oggi. Nella puntata odierna parleremo di come affrontare la tensione prima di un'esibizione. Se voi siete agli inizi o che vi dobbiate mostrare magari lavorativamente davanti a un pubblico pagante, vi sarà capitato e vi capiterà di essere tesi. Magari le mani tremano, la voce è un po' più bassa e non sapendo cosa dire. Ecco, state tranquilli perché ve lo dico subito, è una cosa che capita a chiunque. Capita ai principianti, come capita anche in minima parte a chi magari fa magia da molti anni. E per quanto sia scocciante, vi dirò anche un'altra cosa: questa tensione non sparirà mai del tutto. Ma è una paura positiva, perché ci sprona a fare più attenzione, impegnarci di più ed essere accorti in quello che andiamo a fare, quindi senza cercare di stupire a tutti i costi facendo cose di cui non siamo in grado. Ma è ovvio che le prime volte sia una cosa quasi insormontabile, un problema enorme, perché se abbiamo le mani che tremano e dobbiamo usare delle monete, delle carte o la voce che non si sente bene, dobbiamo parlare a un gruppo molto ampio, ecco, è terrificante, me lo ricordo bene. Quindi come facciamo? Sicuramente non esistono delle formule magiche per far sì che questa tensione scompaia del tutto. Però ci sono dei modi per cambiare stato d'animo e anche modo di vedere la situazione, che ci porteranno poi ad essere molto più sicuri e molto più tranquilli. La prima cosa è veramente cambiare mentalità, perché moltissime volte abbiamo paura di esibirci. Perché? Andiamo ad analizzarlo. Probabilmente perché abbiamo paura di sbagliare. E cosa succede se sbagliamo? Veniamo giudicati. E questa è una cosa comune a tutti gli artisti, tutti quanti. Voi siete degli attori teatrali, dei musicisti, dei cantanti, degli scrittori, dei maghi, qualsiasi sia la vostra arte, verrete giudicati. E la paura è questa, che verrete giudicati in maniera positiva, negativa, non potete saperlo, perché la situazione è quasi invertita. Non siete voi artisti che quindi mostrate qualcosa agli altri con orgoglio, ma sono gli altri che vi guardano con sospetto, giudicandovi. Ecco, questa situazione sicuramente mette un po' a disagio, perché noi ci mettiamo a nudo davanti a volte anche degli estranei. E questa cosa è molto particolare e molto inusuale. Quando vi dico di cambiare mentalità è proprio questo, ovvero invertite la situazione. Cerchiamo di capire che quando mostriamo qualcosa che sappiamo fare, quando mostriamo la nostra arte, stiamo facendo un regalo agli spettatori. Senza presunzione, senza vantarsi troppo, perché in realtà non è questo che intendo. Ma facciamo ben più un regalo, perché la magia, in questo caso, è un'arte particolarissima e veramente poco diffusa. Ora lo so che essendo maghi e conoscendo altri maghi sembra molto comune, anche perché vediamo un sacco di ragazzi e ragazze che iniziano quest'arte e quindi ci sentiamo quasi affollati, come se l'Italia fosse il paese con più maghi al mondo. Ma in realtà non è così, perché sicuramente potrete incontrare magari la persona che fa il gioco col fiammifero incredibile, ma poi non è un mago, non fa quello che fate voi, non lo farà mai probabilmente, perché alcune persone imparano due o tre giochi e poi si fermano lì, sono soddisfatte, non vogliono essere maghi. Se voi invece volete fare il mago, che sia di professione o amatorialmente, beh, saprete fare molte più cose e cercate di avere un'impostazione, il motivo per il quale stiamo facendo questa puntata. Quindi quando vi mostrate al pubblico state regalando un momento unico, irripetibile, che create esattamente con loro. Quel momento non tornerà mai più e rimarrà solo nelle menti di chi appunto vi fa da spettatore. E per loro sarà incredibile, perché è una cosa che non capita tutti i giorni. Per esperienza personale vi dico che ho fatto magia a delle persone e la cosa più bella, certo, è stato il loro sorriso alla fine, ma è stato rincontrarli in realtà dopo settimane, mesi, sapere che si ricordavano di me e che andavano a dire in giro con orgoglio magari a degli amici: ah guarda, lei mi ha fatto vedere quel gioco. È presente quel gioco che c'è in TV o quello che abbiamo visto su internet? Ecco, io l'ho visto dal vivo. Lei me l'ha fatto vedere a 10 cm dalla faccia. Questo perché l'effetto che c'è tra uno spettatore che vede qualcosa da uno schermo e averlo invece dal vivo è totalmente differente. E la magia sta proprio in questo, nell'emozione. E come fate a emozionare il pubblico, a farlo divertire se siete tesi? Se la vostra preoccupazione più grande è come fare un movimento, come non farlo, guardare il mazzo, guardare la moneta, non parlare perché avete paura di dire la cosa sbagliata. Ecco, in quel caso, gli spettatori non vi ascolteranno perché non state dicendo nulla e guarderanno solo al metodo, perché appunto voi per primi impronterete il tutto come una sfida di abilità, quando invece dovrebbe essere solo un momento per divertirvi e divertire anche gli altri. Quindi fate un bel respiro e immaginate proprio questo, pensate che state facendo un regalo a delle persone.
E anche nel caso peggiore, in cui sbagliate il gioco, in cui non troviate la carta, o addirittura vi caschi una moneta e faccia un rumore immenso, ecco, non succederà nulla di veramente grave. L'unica cosa che potrebbe succedere è che appunto gli spettatori si accorgano che avete sbagliato. E quindi cosa succede? Beh, magari si mettono a ridere, vi mettete a ridere voi per primi per sdrammatizzare un po'. Ma è più che altro un affronto personale, quasi al proprio orgoglio, perché abbiamo sbagliato un gioco. E mentalmente sembra una cosa terrificante. Ma è successo a tutti e succederà a tutti anche in futuro. Un buon mago non si riconosce perché non sbaglia mai, ma perché per gli spettatori sembrano sbagliare mai. Quanti maghi sbagliano ai concorsi, davanti agli spettatori in uno spettacolo, eppure non si nota, o non si nota a meno che uno non sia proprio dentro allo spettacolo e quindi se ne accorga per forza di cose, ma perché riesce a recuperare, a rimediare, e quindi lo sbaglio potrebbe essere anche un buon modo per cambiare direzione, per stupire ancora di più, e per allenarci mentalmente ad essere più elastici. Ovviamente le prime volte andavo in panico, tutti quanti, io per prima. Le prime volte che ho sbagliato sono rimasta pietrificata con lo sguardo fermo a dire cavolo, ho sbagliato un passaggio, non capendo cosa avevo sbagliato effettivamente. Questo perché non siamo ancora abituati a trovare un modo per uscirne, per avere degli out efficaci. Questa cosa arriva col tempo e con l'esperienza. Quello che però potete fare fin da subito è non bloccarvi con la faccia fissa. Se sbagliate, non lo so, a indovinare una carta o a trovarla, anzi, in realtà è giusto fissarci un momento perché è una reazione naturale, quindi dovete effettivamente usare la vostra preoccupazione perché appunto avete sbagliato, di fatto. Ma nella mente dello spettatore dovrà sembrare che voi rimediate allo sbaglio, come effettivamente sarà, ma in modo magico. E quindi non bloccatevi a dire cacchio ho sbagliato e finite così il gioco, ma continuate, cacchio ho sbagliato. Però posso usare la magia per cambiare la carta, ritrovarla, indovinarla, farla apparire in tasca, nel cappello, dove volete. Ma allenatevi a non bloccarvi, a non troncare un gioco, ma a trascinare con emozione fino ad arrivare a uno stupore dello spettatore e magari anche del mago. Cambiare mentalità sarà importantissimo, perché capirete che anche uno sbaglio non vi toglierà valore come persone o come maghi. Ve lo ripeto, tutti quanti i maghi sbagliano. Il valore è vedere se un mago riesce a mascherarlo o a recuperare lo sbaglio. E da qui arriviamo a un altro importantissimo punto che invece molto spesso viene snobbato, ovvero allenarsi. Potete fare tutti i giochi che volete, ok? Potete provarli in pubblico, è importantissimo. Ma prima di tutto dovete provarli da soli. Dovete essere sicuri dei passaggi, di cosa dovete fare, di cosa non dovete fare e soprattutto come muovere il corpo, gli occhi e la voce. Perché abbiamo detto in altre puntate che la presentazione è importantissima, come anche la personalità magica. Fare magia non vuol dire mostrare un giochetto, quello lo può fare chiunque. Fare magia vuol dire aspirare ad essere maghi, quindi a migliorarsi come persona. E questo lo si fa con lo studio e tanta tanta pratica. Appena imparate un gioco, lo leggete, fate qualche prova, ok? Non andate subito da un amico a farlo vedere. Perché magari volete provare la tecnica, siete euforici, ma in quell'euforia rischiate di sbagliare. E quindi il gioco che vi sembrava tanto bello 2 minuti prima, una volta che l'avete sbagliato, lo legherete a un ricordo negativo, a un'emozione negativa, quando in realtà non se lo merita e non lo meritate nemmeno voi. Per evitare questo e per evitare il disagio e la paura di sbagliare, basta allenarsi. Se vi allenerete talmente tanto ad avere la presentazione in testa, avere i movimenti supernaturali e non preoccuparvi nell'esecuzione, allora viene da sé che sarete molto più sicuri e vi godrete ancora di più il momento. E come abbiamo detto prima, se vi divertite voi, si diverte anche il pubblico. Quindi sono piccole accortezze che magari per qualcuno sembreranno banali, ma sono importantissime. E sono le uniche cose che possono veramente aiutarvi a sfuggire da quella paura di esibirvi davanti a un pubblico. Parlando invece dal punto di vista tecnico, vi assicuro che è normale avere le mani che tremano, magari avere il respiro che non è molto regolare. Questo perché siamo agitati. Quindi cambiare mentalità vi aiuta a rilassarvi. Ovviamente il corpo segue la mente, ma ha anche bisogno di una piccola spinta. E quindi vi consiglio, se vi va, di approfondire un po' la respirazione. Perché respirare in modo corretto, avere una postura positiva, quindi dritta, con le spalle larghe, senza stare accucciati, quindi sentirsi in qualche modo in pericolo, vi potrà aiutare ad essere molto più sicuri. Ci sono delle pose che molto spesso si usano, anche magari prima di fare alcuni video o di andare proprio in pubblico a parlare per qualsiasi cosa, anche uno speech. Vi aiutano poi a essere più sicuri di voi stessi, perché potete espandere il corpo, respirare meglio e quindi rilassarvi molto di più, anche fisicamente. Se siete interessati approfondiremo questo argomento, intanto cerco di scrivere qualche riga per darvi un piccolo spunto e magari approfondirete anche per conto vostro se avete voglia, avete
fretta di metterli in pratica. Quindi prima di esibirvi, che sia per un vostro amico, per i vostri familiari o per un pubblico in una situazione lavorativa, cambiate mentalità, cercate di rilassarvi mentalmente e fisicamente, di essere sicuri di voi stessi, provate tutti quanti gli effetti che volete fare in modo da essere veramente sicuri dei passaggi, della presentazione, dei momenti, e poi andate in pubblico e soprattutto divertitevi. Se vi divertite, si divertirà anche il pubblico. E se avrete un mood positivo e un feedback positivo anche degli spettatori, ovviamente sarete molto più contenti e soddisfatti di voi stessi. Non abbandonate qualcosa solo perché è difficile, un gioco perché ha molti passaggi, e ancora di più, non evitate di andare ad esibirvi in pubblico. Lo so che è la cosa che spaventa di più, ma se fosse stato facile, banalmente, l'avrebbe fatto chiunque. Saremmo tutti artisti, saremmo tutti maghi. Invece siete voi che dovete riuscire ad andare oltre i vostri limiti. Ed è un po' il concetto della magia in sé, ovvero avere un problema e trovare il modo per superarlo e risolverlo. Quindi, con la speranza di esservi stata utile con questo episodio, vi sprono a provare assolutamente ad andare in pubblico, a provare i giochi e cercare magari di utilizzare queste accortezze per essere più sicuri mentre andate appunto in pubblico. Fatemi sapere la vostra, se avete risolto in qualche modo, se avete consigli ulteriori che sicuramente possiamo mettere nei commenti, o potete come al solito mandarmeli in privato e io ovviamente li andrò ad aggiungere. Come vi ho detto e vi ho accennato durante la puntata, pensavo anche di scrivere qualche riga poi da pubblicare magari sul blog di Omega Project. Una volta che uscirà, probabilmente il prossimo giovedì, vi darò comunque i link e li metterò anche in descrizione di questa puntata. Quindi, come al solito, grazie per aver ascoltato, buona magia e in questo caso, veramente, buone esibizioni in pubblico e buona respirazione. Alla prossima!